Il mio nome è Antonio Marson Franchini, sono un dottorando dell'Università di Oxford, del College of St. Cross, e oggi ho parlato di un sermone sulla Maddalena fatto da Nicolas de Biard, un maestro dell'Università di Parigi del XIII secolo. Il mio intervento faceva parte di un panel sulla persistenza degli elementi di santità e degli elementi comuni, per l'appunto sulla figura della Maddalena nel corso del Medioevo, dall'Alto Medioevo fino per l'appunto al XIII secolo. E come ho cercato di dimostrare nel mio intervento, così come si giunge ad una stilizzazione della figura della Maddalena nel corso del XIII secolo, che diventa sempre di più, in questo caso, stilizzata e utile per spiegare a tutti i fedeli che è possibile raggiungere la salvezza tramite un pentimento sincero, in questo caso un pentimento che si manifesta tramite le lacrime che manifestano la contrizione. Allo stesso tempo, però, il predicatore Niccolò di Biardo, che faceva parte evidentemente di un ambiente molto vicino alla predicazione popolare, non rinuncia ad inserire nel suo sermone elementi tipici di una tradizione passata, tipicamente francese, che individuano una storia tra le varie storie della vita della Maddalena, in cui la Maddalena ha anche una visione nel corso della sua morte del volto di Gesù. Questo elemento dimostra per l'appunto una importante affiliazione da parte del predicatore con una tradizione locale che in questo caso rende il suo sermone meno efficace per essere predicato in zone in cui questa leggenda non era così tanto conosciuta.